tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia. Odo ancora lo stridere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei che se ne va. Fare attenzione sul secondo binario, allontanarsi. Signorina, c'è un posto per sedermi? Sì, prego. Grazie. Di niente. Posso farci un complimento? Anzi, voglio offrire una sigaretta. Non mi accetta? No, grazie, non fumo. Posso chiedere dove va? A Gioia Tauro. Anch'io scendo a Gioia Tauro. Peccato che il viaggio non è più lungo. Così potrei fare la corte meglio. No, grazie, non desidero nessuna corte da lei. Lei è molto bella. Lei mi sta importunando. Beh, comunque voglio dirci una cosa. Io da 2 anni che seguo e la corteggio, forse non te ne sei accorta. Però... 2 anni? Ma cos'è, un investigatore privato? Lo faccio perché... Lei non si è accorta, però la amo veramente. Ah, mi ama? Sì. Così tanto? È bella. Sì. So che si chiama Rosalia. Ah, sa tutto di me. So che c'ha 21 anni. E so che è fidanzata con... un vecchio. Si chiama Paolo. Ah, vecchio. E lei cosa ne sa? Si chiama anche Paolo. Sì, Paolo. È ricco. E poi, matrimonio non per amore, ma per soldi. Insomma, lo sa che lei mi sta proprio importunando? Non la sto importunando, la sto soltanto corteggiando. Lei è molto bella, mi piace. E io non accetto la sua corte, va bene? Non l'accetta. Domani verrò a chiedere la sua mano da suo padre. Ma insomma, la smetta, per favore, che mano in mano? Ma che vuole? Ma insomma, lei fa finta di recitare, lo so che gli piace. Tu piaci a me, ma sì. Per piacere non dire cavolate, che piaci, non mi piaci proprio. Sono veramente il tuo tipo. Il mio tipo? Sì. Ma che tipo? Per niente, il contrario del mio tipo. Tutte le donne fanno così, chi disprezza compra. Ma si dà il caso che io non sto disprezzando, sto solamente dicendo che non è il mio tipo. Ma vediamo, io voglio provarci, voglio vedere fino a che punto posso arrivare. A che punto arrivare? A nessun punto. Ma insomma, basta, eh? Rosalia, non basta, mi piace. E lei no, a me. E soprattutto ti devo dire una cosa. Ah, mi dà del tu? Sì, ti do del tu. Perché... Mi sta facendo proprio divertire. Da divertire? Io ti posso dire solamente che sei una bella donna e non ti lascio andare tra le braccia di quell'uomo, Paolo. Ma che vuole da questo Paolo e da me lei, eh? Che voglio? Ma basta, per piacere, mi ha scocciata. Sei bella, Rosalia. Soprattutto mi piacciono le tue abbigliamenti che porti. Ci possiamo vedere domani? Ah, uffa, non la smette proprio, non ci vediamo proprio per niente. Ti voglio offrire una cena. No, la cena la offre a qualche altra. Beh, non mi dirai che... Ma basta, per piacere, la smetta. Guarda un po', le donne come sono.
Poi a un certo punto... Gli uomini come sono, invadenti al massimo. Sembrano che rifiutano tutto e poi ad un tratto dicono ti amo, ti voglio bene. Ma che ti amo, ti voglio bene? Io non glielo dico mai e poi mai. Sente, se io ti darei un bacio cosa faresti? La prenderei a schiaffi, hai capito? Non ci credo mica. Tu vuoi essere baciato. Hai bisogno di un uomo veramente che ti bacia e che... Ma che bacia e bacia? Ma che dice? Lei è tutto scemo. Che ti dà soprattutto soddisfazione, perché quel vecchiaccio... Ma che vecchiaccio? Sarà lei vecchiaccio. Di Paolo, cosa te ne fai? Ti metti i soldi su... Altrimenti non c'è più niente, non ti dà soddisfazioni. Ma questi non sono affari che la riguardano, se non sbaglio. Dai, che tuo padre te lo fa sposare solamente per i soldi, tu non lo vuoi bene. Ma un giorno riuscirò a conquistarti, ti darò la risposta. Lei non conquista proprio niente, lei è tutto matto, se pensa di conquistarmi perché io amo Paolo. Ha capito finalmente che deve smetterla di importunarmi? Beh, siamo quasi arrivati a Gioia Tauro, peccato. Finalmente, si arriva così non la vedo più. Non ci credo. Io sì. Tu vorresti che il viaggio fosse ancora più lungo. Capito? Avanti. Ma come si permette? Deficiente! Cosa hai fatto? Bene. Se l'hai meritato, ne vuole un altro? Hai dato uno schiaffone, però, sai, le schiaffe delle donne sono molto... Spero di averle fatto male così da smetterla di infortunarmi e vada via adesso. No, non mi hai fatto male. Soprattutto... Lei è un deficiente! Ancora. Adesso che hai dato queste schiaffe, sei contenta? Mi piace ancora di più, Rosalia. Sì, sono contenta. E mi piace perché sei aggressiva, sei veramente bella. Così mi piacciono le donne. Ma per piacere. Dai che ci sono quasi arrivato a conquistarti. Ma chi deve conquistare lei? Lei non conquista. Io ci scommetterei una cena. Ma che scommette una cena? Manco un pranzo. Una colazione. Che tu a quest'ora, se non fossimo perché siamo sul treno... Ma che deve fare? Vorresti essere tra le braccia mie, dai. Che ne dici? Io tra le braccia sue, ma mi faccia ridere. Senti. Ma va. Ma che dice? Accetta la... Ma se ne vada, per piacere. Va bene, io me ne vado. Verrò a trovarti, no, Rosalia. No, io non voglio... Rosalia. Ciao. Tu qui? L'accetti questo? No. Perché no? Come, ti ho detto già sul treno che non dovevi più insistere e tu sei venuto un'altra volta. Sì, te l'ho detto. Continuerò sempre a corteggiarti perché... Non riesco a togliere proprio delle... E io te l'ho già detto, sono già fidanzata. Ti prego, Rosalia, accetta. Va bene, l'accetto. C'è tuo padre? Sì, ci sono i miei genitori dentro. Ho capito. Rosalia, te l'ho detto che tu a Paolo non lo ami, lo so io. Ma tu che cosa ne sai? Che vuoi sapere? No, Rosalia, sei contenta delle mie visite? No. No. Perché sei sempre la Rosalia capricciosa e dispettosa. Ma si può sapere che vuoi da me? E tu forse dici che io faccio l'investigatore, ma sai da quanto tempo che ti sto seguendo? Da quando? Da circa un anno. Da circa un anno? Da circa un anno. E chi te lo fa fare? E lo faccio, non penso di perdere tempo. Perché te l'ho detto, tu Paolo non lo vuoi bene. Ma tu che ne sai? Che te ne importa? Che te ne frega? Ma importa, dai, non mentire, perché so che tu vuoi bene a me. No. Ti lo leggo negli occhi. Me lo leggi negli occhi? Sì, sì. Ma mo sei anche uno zingaro, oltre che l'investigatore privato. Esatto. Ah, sì.
E adesso me ne vado e ricordati che tornerò. Tornerò. Quando torno, la prossima volta, mi deve dare un bacio. Io un bacio a te? Sì. O se poi... sei matto. Se preferisce darmelo adesso, è meglio. Ti dà uno schiaffo. Non ci credo. E io te lo do. Ah, e questo, brava. Comunque più aggressiva sei, più mi piace. Sì? Sì, sì. E tu a me non piace. Benissimo. Mi sei antipaticissimo. Ti sono antipatico? Sì. Vedremo. Vedremo la fine di Rosalia, come va a finire. Se sposerai Paolo oppure sposerai me. Sposerò Paolo. Adesso vado perché... Sposerò Paolo perché è ricco. Perché è ricco? Allora matrimonio per esse fai. Non te ne importa. Ah, non me ne importa. Tu so soltanto una cosa, che sei ricattata di quel cretino. Ma prima o poi lo prenderò, gli do una lezione. Ma che lezione hai tu? Che fai? Tu non fai proprio niente. No? No. Allora lo vuoi bene? No, non sono fatti che ti interessano. No, voglio chiedere, perché se tu ami uno, lo devi dire. Tu lo vuoi bene, sono... non la vuoi? No. Buttala per terra. Quindi mi hai respinto? Sì. Ci proverò a tornare, Rosalia. Ricordi che mi hai dato uno schiaffo. Ne vuoi un altro? No, solamente ti dico una cosa. Tu mi hai dato uno schiaffo, ma io ti devo dare due baci la prossima volta. Che baci? Chi ti dà i baci? Ciao, ciao Rosalia, ciao, ciao. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, facimma muri. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, facimma muri. Calabrisella morire mi fa, irullallero, lallero, lalla, sta Calabria morire mi fa. Prima dicisti sì, ora non vuoi, dimmi di cui ti spagni e non la fa. Quasi ti spagni di la gente tuoi, ti picchi in braccio e non ti posso mai. Ma un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po', non voglio mica la luna, da soltanto di stare. Stare in disparte a sognare, non stare a pensare più appena. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per. Con gli occhi pieni di vento, non ci si accorge dov'è il sentimento. Ma tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati, io vorrei defilarmi per i fatti miei, io saprei riposarmi ma tu non cercarmi mai più, non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per... Chi sono? Terminare. Vediamo se indovino. Vito. Come fai a indovinare così? Ciao. Il tuo profumo. Come stai? Bene, tu? E cosa stai facendo? Sto tagliando, te le regalo anche. Grazie. Mi stavo tagliando. Molto gentile. Quindi come vedi io ti trovo dappertutto. Tu sei troppo insistente, questo te lo do in testa. Te l'ho detto, ti ricordi sul treno cosa ti ho detto. Ti seguirò fino in capo al mondo. E cosa mi racconti di te? Tuo padre? Mio padre che cosa?
Tuo padre cosa va? Ancora continua a farti sposare Paolo? È logico. Ma tu che cosa ne vuoi sapere? Che vuoi? Che cosa sei entrato nella mia vita? Che vuoi? Che... Perché ti voglio bene. E io no. E tu no? E io no. Tu sei Rosalia, capricciosa e dispettosa. Sì, ecco che cosa sei. Vito, scemo, deficiente. Dice? Però ti amo. E io no. Già mi ami. Certo che ti amo. Un momento all'altro diventerai mia moglie. Io moglie sì, tua. So perché a Paolo non lo vuoi bene. Ma con piacere. Non lo vuoi bene, Paolo. Tu le mani. No, ma è il vizio sempre di tirare schiaffi. Rosalia dispettosa. Non vuoi un altro? Sì. No. Senti, voglio solamente che apprezzi la mia venuta qui. Io non l'apprezzo. Ho fatto tanta strada per venire qua. Sei molto gentile, ma non l'apprezzo. Non l'apprezzo. Ti ho regalato questi fiori? Se me l'hai regalato ho un buon senso. Come se fossero fiori con un morto. Un morto. Ma come sono fiori di un amore? Un mortellino. Però... molto caro, ma non apprezzo la serenità. Non apprezzo la serenità. Va bene, io comunque sono venuto lo stesso. Ripeto ancora 100, 1000 una volta, perché ti amo. E io non è. E va bene, ti convincerò col tempo. Ah, col tempo, adesso... che lavoro che sono stile spagliato. Benissimo, adesso tuo padre dove? Mio padre è al lavoro. È al lavoro. Infatti sento il rumore di trattori qui. E qui in campagna? Sì. E devo andare via? Vai via perché se ti scopre ti mena. Va bene, grazie due fiori. Ecco. Sono veramente gravissimo. Va bene. Ciao Rosalia. Ciao. Ciao Vito. Ciao. Non voglio mica la bella Rosalina. Nina ti vide all'acqua chi lavavi, e lume cori si rinchiù da muri, quando i panni alla si palambavi, io ti rubai lume chiù caduri, Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella facimma muri, Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia facimma muri. Irullallè, rullallè, rullallà, sta Calabrisella morir mi fa. Irullallè, rullallè, rullallà, sta Calabrisella morir fa. Prima dicisti sì, ora non vuoi. Dimmi di qui Spagna e non la fa. Casi ti spagni di la gente tua. Ti picchi in braccio e non ti posso mai. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, ma Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella facimma muri. Ti ullallè, rullallè, rullallè, sta Calabrisella. Nina ti vide all'acqua chi lavavi, e lume cori si rinchiù da muri, quando i panni alla si palambrava.
mia, calabrigella mia, facimma muri. Calabrigella mia, calabrigella mia, calabrigella mia, facimma muri. Irullallè, rullallè, rullallà, sta calabrigella morire mi fa. Irullallè, rullallè, rullallà, sta calabrigella morire mi fa. Prima dicisti sì, ora non vuoi. Dimmi di cuti spagni e non la fa. Casi ti spagni di la gente tuoi. Ti pidi in braccio e non ti posso mai. Ciao Rosalia. Che sorpresa. Stop. Tutti i giorni pulisce. Sì, purtroppo. Tuo padre dov'è? Mio padre è al lavoro. È al lavoro. E tu come mai sei venuto? Come mai? C'ho sempre qualche cosa di... che mi interessa venire, lo sai. Dopo l'ultima volta pensavo di non rivederti più. Invece sono sempre qui. Non ci riesco più ad andare in nessuna parte. E questo vuol dire che mi ami. Vabbè, comunque sei convinta adesso che di fare Paolo? No, sai una cosa, è successa una cosa. Sei sempre bella. Sai una cosa, è successo ciò che neanche io mi immaginavo potesse accadere. Cioè? Mi sono innamorata di te. Veramente? Lo dici per prendermi in giro? No, veramente. Allora il tempo non l'ho perso? No, non l'hai perso. Io pensavo che lo stavi perdendo, no. Invece no. Io sapevo una cosa. Sapevo che a Paolo non lo amavi. Ma io non lo amo. È mio padre che vuole che lo sposi perché è ricco e perché noi stiamo sulle sue pelle. Bene. Adesso non ti devi preoccupare. E se non lo sposo minaccia di cacciarci. Paolo ha finito adesso di cantare vittorie, perché adesso ci penserò io a Paolo, non vi ricatta nessuno. Che fai? Gli darò una lezione e vedrai che non parlerà più. Sì? Sì, stai tranquilla. Sei tanto caro. Hai un viso così dolce, i tuoi occhi brillano in questo meraviglioso torrente. E adesso cosa fai dopo? Dopo dei panni, dove vai? Cosa dove fai? Vado a casa, a cucinare, a stirare, a fare tutte le faccende di casa. E ti posso accompagnare io? Sì. Anche che c'è tuo padre? No, se ti vede mio padre ti mena. Sì? Sì. Ma io ne prenderei tante di quelle botte per te. Sì? Sì, tante. E perché? Perché tu sei la vita. La vita? La vita. Senza te non saprei vivere al mondo. E addirittura? Sì, sì. Mi ami fino a questo punto? Certo, dal giorno in cui ti ho incontrato sul treno. Hai detto che è un anno che mi stavi venendo dietro. È un anno e più, un anno e due mesi. Quindi adesso non rimane che vedere di sposarti, dopodiché... Ah, addirittura? E che cosa volevi che facessi? Pensavo che volevi venire per gioco, solo per un'avventura. Non sono quel tipo di fare delle avventure. Ho incontrato te e io posso incontrare mille donne. Sei tu, la Rosalia. Si è fatto tardi, devo andare a casa. Devo andare a casa? Sì. Allora Rosalia, ci vediamo. Ciao. Ciao. Allora, non ti dimenticare di me, eh? D'accordo. A Paolo ci penserò io. Ciao.
una donna ma stai su ma fai chi agnerebbe te. Come l'urda ma sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a te solo. Io continuo sempre a venire qua, perché non posso dimenticare male. Padre che si non vuole, no? Che ora c'è Vito che ha 55-60 anni. Io non lo so perché, cosa c'è? Non lo so, Tu Antonio mi devi aiutare. Certo. Mi deve aiutare perché io senza Rosalia sa che la mia vita è niente. Quindi io nel modo dell'altro devo sposare Rosalia. Nostro padre che ci impone di... C'è Paolo che sì, è vericata, sì, che sì. Manda via delle terre. Sì. Quel disgraziato. Ma in un modo o nell'altro me lo deve pagare questo. E dov'è Rosalia? Devo parlare. Sì, là. Rosalia. Rosalia. C'è Vito. Io ho Vito, è venuto. Vai. Chiamami Paolo. Ciao Rosalia. Vito, che ci fai qui? Stai bene? Sì, bene, tu? Io di salute sto bene, ma sono triste però. Perché? E lo sai che sono contenta. Di cosa? Di sposare Paolo. Ma lo sai che non sono contenta. Dobbiamo. Cosa si può fare? Non si può fare niente. Ci deve aiutare Antonio. Antonio, tu ci aiuti? Sì. Non deve vincere Paolo perché fa dei ricatti, perché vuole mandare via ci dalle terre. Ci ricatta di mandarci via dalle terre. Rimaniamo senza casa. Senza casa. E per questo tu sposi Paolo? Per questo sono costretta a farlo, per i miei genitori. Soprattutto per mia madre che è vecchia e non se la sentirebbe di ricominciare tutto da capo. Comunque stai tranquilla che Maria la do vinta a Paolo, Nel modo del... Naturalmente non voglio che avrete danni. Andate via dalle sue terre. E come si fa? Ascolta Rosalia, noi dobbiamo fare una... Se tu sarai d'accordo e tuo fratello, perché è un bravo ragazzo, devi fare... Tu in questi giorni vai con una scusa in chiesa, alla messa. Io farò finta di rapire. Mi rapisci? Sì. Fai come ti dico io. Sai. Ogni giorno che passa, un giorno che mi manchi per me, mi sembrano mille anni. Ti sei fatta veramente bene. Ogni perché momento. Prima ero brutta. Io lavoro in ufficio e giorni per me molto triste. Se deve andare in alto, così guardi come va, verso me. Allora, Gianna, sei sempre bella. Ti farò la donna più felice del mondo. E io ti farò l'uomo più felice del mondo. Dobbiamo mandare fuori Paolo. Adesso ecco. Allora Gianna, io vado via. E penserò sempre. Ci vediamo alle 9:30 all'uscita della chiesa. All'uscita della chiesa. Ciao. Ciao. Allora Rosalia, io vado via. Vito, però mi raccomando, stai attento perché ho paura di perderti. Ho paura che Paolo si vendichi. Stai tranquilla, caverò molto bene. Ho paura anche di mio padre. Perché vuole che lo sposi per forza, cerca di stare a te. Al presto, ci vediamo. Ciao Rosalia. Ciao. Occhio belle, tutte belle, mamma e macchio belle te. Oi vita mia, oi cuore, che sto cuore. Che è successo? Rosalia, perché passa a me? Che è successo? Figlia mia, non ti piangi. Dimmela a me, dilla la mamma, non piangere, che è venuto qualcuno? Dì. No. Come no? Dile, niente, dai. Niente. Dai, parla. Non è successo niente. Ti può convidare, sono tua madre, ti posso aiutare. È venuto Vito. E cosa ha detto?
Cosa vedi? Io lo amo, non voglio sposare Paolo, e voglio sposare Vito. E che lo senta tuo padre? Non sei a me non mi interessa niente, io voglio sposare Vito. E poi dove andiamo a finire? Fuori? Ah, ecco, poi ci caccia, eh? Hai visto? Come io lo faccio per te, che ti voglio bene. Ma io voglio sposare Vito. Vediamo cosa posso fare. Vediamo. Ma a Vito veramente lo vuoi bene? Sì. Come si fa? Vediamo con quello che possiamo fare. E tuo padre che si deve dire? Vediamo. Buona signora, buona, non ti confondete, cazzo. Com'era, ma quale ci caccia via da qua? Lo sai? Buona, dopo sa che Dio vuole che faccio. Ma io Paolo facciamo non lo voglio sposare, è vecchio. Ha movito io. E non devi agitare, ma cosa vediamo possiamo quello che possiamo fare, sì. Calma, hai capito? Non devi sperare. Senti figlia mia, tutti quei soldi che abbiamo speso per farti studiare, adesso cosa fa? Vuoi diventare una contadina? Cosa fa? Eh? Tu hai ragione, ma io lo amo. E lo amo, sì, e poi? Che facciamo? Eh? Non vuoi ripensare ancora? Ma che devi ripensare, non ripensarci proprio niente, ormai sono convinta. Ho perduto il povero mio tuo padre, poi mi ammazzerà a me, senz'altro. Se la prenderà con me. Ma che lo vuoi dire, che facete voi? Non ce la faccio mai più, quanto me, non mai, più, mai quanto ma me. Non ce la faccio più. Come dobbiamo fare? Vediamo. Sì, vediamo. Dice, tu sei il fratello maggiore, devi vediamo, fare qualcosa. Aggiustiamo le cose, vediamo le cose. Sì, lo so, ma io ho paura di tuo padre, ho paura, tanta paura. Vediamo di fare qualcosa. Ma, vabbè, allora vediamo. Perché piangi? Perché piangi? Non ce la faccio più, non so più cosa fare. Come siamo rimasto con Vito, intrappoleremo Paolo. Ciao Rosalia. Allora, fuori c'è la macchina che aspetta, è tutto a posto, come ci ha progettato di fuggire via. Adesso, Rosalia, stammi bene a sentire. Devi fare tutto quello che io ti dico. Metti tutta la tua grinta, tutta la voglia, tutta la tua passione. Quando scenderai le gradinate della chiesa, devi fare finta come se fosse un rapimento vero, in modo che Paolo e i tuoi genitori non possono farti niente, capito? Adesso, Rosalia, non possiamo perdere del tempo. Ogni minuto che passa è prezioso. Adesso incomincia a preparare. Io ti aspetto fuori, nella macchina. Quando scende le gradinate, comando, perché fuori c'è tanta gente. Deve essere un rapimento vero. Devi fare queste sceniche. Va bene, Rosalia. E dopodiché vedrai che tutto si aggiusterà. Devo farcela pagare a quello bastardo di Paolo. Rosalia, non fare quella faccia. Su, devi mettere un po' di coraggio. Allora, Rosalia, ti aspetto fuori. Ti raccomando, fai presto. Dai, adesso, Rosalia. Dai, Rosalia. Thank you.
Aiuto! Aiuto! Fermo! Ah! Presto, presto, andiamo! Aiuto! Fermo! Ah! Presto, presto, andiamo! Verrà, lo so, verrà la fine di agosto. E tu dovrai lasciare così questa spiaggia e ritornerai dagli amici tuoi e di me ti scorderai. Che mai sarà di noi di tutta un'età? Di me, di te, di noi delle ore passate. Tu ritornerai nella tua città ed io perderò la felicità. Settembre ci aspetta già, autunno poi passerà, ma io non potrò, lo sai, scordarmi di te. O come vorrei fermar tu che muove il mar, tempo che via da me ti porterà. Verrà, lo so, verrà la fine. Rosalia, abbracciami, abbracciami amore, finalmente insieme. E finalmente sono sempre con te adesso, non te lascerò mai sola. Adesso vedrai che tutto si aggiusterà, Rosalia, vedrai, perché adesso, rapita contro la tua volontà, queste funzioni sceniche vedrai che hanno funzionato, e la tua famiglia non ti può fare più niente, capito Rosalia? Rosalia, amore, io adesso voglio dedicare una poesia. Guarda il mare quanto è grande, il mare quanto è grande, guarda il cielo quanto è grande. Se il mare fosse tutto inchiostro e il cielo fosse tutto un foglio, non basterebbe mai a scriverti il bene che io ti voglio. Io scrivo sulla sabbia, passa il vento alla cancella, non ti dica addio perché sei la mia bella. Vederti non posso, salutarti nemmeno, ti mando un saluto col fischio del treno. Te l'ho scritto proprio per te. Adesso vedrai, ti porterò in giro per il mondo, ti farò la donna più felice del mondo. Rosalia, finalmente insieme, abbracciami. Rosalia, amore, ti amo. Ti amerò da qui all'eternità. Certamente a quest'ora in paese diranno quella squaltrenella è scappata via. Quei fori, la gente pettegola le dirà così, ma che se ne frega. Io alla gente non ho dato mai ascolto. Ti amo da qui all'eternità. Ti desidero tanto, Rosalia. Non sai quanto sono felice oggi. Aia, aia, è arrivato Paolo. E come mai? Qualcuno ci ha fatto la spia. Vediamo adesso cosa succederà. Spia. Tante parole per dire che non l'ho fatto bene, io ma non dirlo. Questo sarebbe Paolo. Il mio fidanzato. Ecco. No, il mio fidanzato. Ah, non pensare. Ah, dovete sposare. Tu lo sposi? Ma perché? Sì. E allora perché stai con me qui? No, perché lei è andato per dire come chiede di disturbare la mia fidanzata, se per caso. Beh, non sta a me. Se lei mi ha disturbata. No, siete tutti due arrivati. E vedi, lui veniva. Tu eri fermo qui. Ma guarda che equivoco. Come? Si tratta di un piacevole equivoco. No. No? No. Comunque finto. Comunque come qui. Si deve strapolire questa strapolire perché Rosalia non ti ha mai amato. E perché è come amata, Vito? Rispondi, hai paura? Ho capito. Non so cosa dire. Senti. Quinta volta me lo lascio pace la mia ragazza, va bene? Non sta bene, lo domanda a lei. La tua ragazza, mio padre ti ha promesso così. Io la voglio per la sposo. Va bene, non l'hai detto a me, perché non l'hai detto a tuo padre? Ma senti una cosa, mi fai schifo! Sì? Sì. Va bene, comunque allora la lasci. Perché la lasci? Perché le sì. Se lei perché? Non ci sta, perché la devo lasciare? Non e allora se vede? Perché la devo lasciare? E allora se vede perderò un filo alla sua risposta. La risposta? Va bene, sì.
E dopo lui se deve ritirare. Senti ancora Paolo, Rosalia. Io amo Vito. Ami Vito? Sì. Tu e io amo te. E io no. E io sì. E io no. Va bene, io respiro a Vito. Vediamo a quanto prendo. Ah, devi respirare. Sì, di Vito. Sì. Ma che spirito? Comodo. Ma vai, andiamo, vai, andiamo, vai, andiamo, 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 cosa vuole? Cosa vuole? Qua? Adesso vi faccio vedere. La devi dimenticare, capito? No! Se io la dico. Lasciate perdere, non è vero, non è fatta no, per te Rosalia, non è per voi, non è per te, ma c'è da fuori, è per me, non ti ha mai amato, come me, è per me Rosalia, è per me, dico io che la dimenticherai per sempre. No! Io no! Dimenticherai? Io no! Sei sempre del mio cuore! No! Rosalia, sì! Non è per te! Per me! No! Ora basta! Rosalia non ti ha mai amata! Mi ha amato sempre, e sempre mi amerà. Ricordati che Rosalia è mia. Dimmelo, quando nei tuoi occhi non c'è più la luce della luna.